Buongiorno ragazzi, siamo qua a Cinghiali per spacchettamento Space Buboso. Finalmente dopo tanti mesi ho deciso di passare a qualcosa di serio per vederci meglio nella feed video FPV e ho scelto una bundle tutta Curious FPV, il nuovissimo modulo TrueDX, la docking e il suo DVR. Andiamo ad aprirli. Questa è la parte più complicata perché è un pochino più incastrato il tutto, spero che si veda ancora. Abbiamo un libretto di istruzioni inutile, uno strap, il cavetto fighissimo in corda per l'uscita video, il cavetto alimentazione che sicuramente questo si romperà subito, ne sono convinto, e il gioiellino della dock che sono 2 giorni che aspettavo di aprire solo per voi. Allora, vediamo un po' se riusciamo a metterlo in modo che lo vedete meglio. È a fuoco Simone? Direi di sì. Ok, siamo anche, esatto, ringraziamo Simone CST FPV che mi sta dando una mano con questo supporto di unboxone. Andiamo ad aprire anche il DVR, che è la cosa che mi preoccupava di più perché è piccolissimo, sarà grosso, penso un accendino, neanche, ma no, un accendino, cioè, guardate quanto è, cazzo, è piccolo, piccolissimo. E dentro il DVR abbiamo, vabbè, le viti per attaccare alla docking, un librettino di istruzioni anche qua che è ridicolo, facciamo che levarlo da qua, mettiamo qui, che spiega come si fa per impostarlo. E poi lui, il gioiellino dei gioiellini che aspettavo 2 giorni da aprire, maledizione. Vediamo un po' se la cosa risulta fattibile. Ci avevo già messo questo dentro. Cosa c'è qua dentro al TrueDX? C'è il modulo che esce già, un bottone di ricambio della rotellina che è utile, il modulo per attaccarlo agli occhiali con, se avete bisogno della modifica per gli occhiali vecchi più vecchiotti, ce ne sono 2 di flat cable, li vado a mettere via perché a me non servono dal momento che useremo solo la ground station. Allora, questo sparisce, lo mettiamo via. Ragazzi, c'ho un'ansia addosso perché non lo monto da, cioè non ho proprio mai toccato, non so cosa, come cazzo funzioni, spero che Simone qua dietro mi dia una mano. Andiamo a vedere così on the fly, cade tutto, che bello, caschiamo tutto, come cazzo si monta sta fare. La docking esce già così, con il supporto per il cavalletto, classico vitone, l'ingresso per i moduli, il tasto d'accensione, questo esterno al port, le 2 porticine per il modulo HDMI e il DVR che è qua. Bene, l'alimentazione che andrà qua e importantissimo, doppia uscita video. Una mi ci collegherò al mio mascherone della Quantum. Okay. Siamo tornati ragazzi, ci siamo attrezzati un attimo con una GoPro per farvi vedere meglio quello che si vedrà nello schermettino. Andiamo a accendere la dock di nuovo con la lipo. Ok, così io riesco a vedere quello che schiaccio qua, se no divento scemo. Allora, lui ha già trovato l'ultimo canale che avevamo scelto prima, quindi in teoria il drone ha già la VTX e il canale a banda selezionata giusta. Io voglio attivare il DVR che abbiamo installato, quindi secondo le istruzioni andiamo qua, adesso io sto un po', porca miseria, non leggo, il channel, smart search, setting, dove cazzo è il DVR? Mi sa che è nei settings. Sì. Ah, qua questa impostazione qua me la ricordo. La cosa interessante del modulo che esce già di fabbrica predisposto per 2 tipi di settaggi negli ambienti dove vogliamo, indoor e outdoor. Adesso noi siamo in indoor, quindi spero no. Ok ragazzi, riaccendiamo il modulo, poi dopo voglio personalizzarmi subito il logo, ve lo dico, ci voglio Space Boogie scritto. Allora, sempre in mirror dobbiamo andare nei settaggi, scusate,
siamo di nuovo in indoor, porca miseria. Un casino beccare dal contrario il verticale con l'orizzontale. Perché dal contrario non funziona mai? Hola. Auto DVR, questo, avendo installato il DVR, la cosa simpatica è che il DVR parte in automatico quando il modulo trova la banda su cui è stato selezionato la VTX e lui. Quindi in teoria automaticamente, adesso andiamo a fare una prova che vedrete poi nel DVR, dalla schedina dovrebbe risultare già pronto. Simone prima mi ha nascosto le batterie facendomi uno scherzetto delle medie. Noi andiamo ad attaccare qua. Qua mi becca, cosa simpatica, ve lo faccio vedere un attimo da qua dietro, tutto l'RSSI e la durata della batteria. Uno indica la potenza del segnale, uno è quanto è carico e scarico la batteria del modulo a cui è collegata. Dovrebbe registrare LED status perché sta lampeggiando. Mi vado a vedere le istruzioni cosa dicono, perché qua in tempo reale non si capisce una fava. Auto DVR on, auto record when docking as video signal. For 3 secondi to start recording video and do the same to stop also, va bene. Solid red, not recording, blinking red, sta registrando. Quindi probabilmente ha registrato, non si sa come, già dall'inizio, probabilmente ci saranno tutte le schermate. Andremo poi a vedere dal computer che cazzo ha combinato. What is that? I laugh, I rules. Listen, you must be able to be Boh, ci vediamo presto, vedrete altri video prossimamente dei miei DVR fantasmagorici by Furious. E ringraziamo Simone Castagna alias CSTFPV che mi ha dato una mano a livello tecnico. Furious FPV non mi aveva regalato un cazzo, anzi non lo so, bastardi, pisciatemi qualcosa che ne ho bisogno. E facciamo un po' di marchette, mi servono delle batterie, porca puttana, quindi brand di batterie, che è inutile che mi scrivete, cinesi maledetti. E ci vediamo presto con questo qua in action.
Ciao. Così, rack. Ma che cazzo è finita la batteria? Non l'hai staccata prima? Vuoi mica due foto al volo di backstage? Sentiti libero di fare quello che vuoi. Ma che cazzo l'abbiamo messa la batteria? Non è... Allora, l'hai staccata, poi sei andata di là. Ma è che tu sei portata dietro?